Sì, ci eravamo un po' inseguiti, diciamo. Però eravamo veramente stati vicino, perché sia da parte mia che da parte del Pescara c'era la volontà di far sì che io potessi arrivare qui, solo che in quel caso il Trapani non ha accettato, perché comunque ci stavamo giocando qualcosa di importante. Poi, caso ha voluto, mi ha giocato la finale contro e il Pescara è andato in Serie A. Senti, il Pescara ha avuto due problemi in questi ultimi anni: uno, i tanti gol presi; due, che da palla inattiva non si segna mai. Con te buona parte di questi problemi si risolvono? Ma spero di sì, anche se comunque il Pescara è sempre abituato a giocare un calcio all'attacco, un calcio propositivo, e quindi diciamo che rischi comunque di subire qualche gol in più. Speriamo che quest'anno questo problema non c'è, e sicuramente sui calci piazzati sarà un'arma in più, perché è quello che comunque ho sempre sfruttato nella mia carriera. Spero che anche quest'anno possa aiutare la squadra. Ecco, a proposito, al di là della stazza, cosa conta nelle palle inattive? Non so, il tempismo, cosa conta? Sicuramente il tempo è quello che ti fa fare la differenza, però la voglia di andare nell'area avversaria non per perdere tempo, ma per far male all'avversario, quello è importante. Sicuramente quella è un'arma che io mi porto sempre dietro, e spero, ripeto, come ho detto prima, quest'anno di riuscirci. Quali sono le qualità principali che intravedi in questa squadra nelle prime due settimane di lavoro, e quali sono gli obiettivi? Le qualità di questa squadra, da quando sono arrivato, vedo che c'è comunque grande umiltà da parte di tutti, si sono messi tutti in discussione dal primo giorno, e questo sicuramente è una cosa molto positiva, però deve essere così da qui alla fine, non ci dobbiamo mai esaltare, e sicuramente continuando così possiamo fare un grandissimo campionato. Sta a noi tutti i giorni dimostrare che nessuno è indispensabile, e ognuno di noi deve dare il massimo ogni giorno, non si deve sicuramente cullare su una giocata o su un gol, perché poi, come ho già detto, il campionato di Serie B è difficilissimo da affrontare, e quindi noi dobbiamo tenere testa bassa e pedalare.